cazzo è il bosco di alberi di giganti? Di alberi? Ah, di alberi giganti. Mi sta venendo la cappite. Tu sei fuori di testa. Ciao amici, bentornati! Ciao Bella ragazzi! ragazzi, bentornati. Episodio 18, Attack on Titan, stagione 1, il bosco di alberi giganti. E non dei Gigante. giganti alberi. Praticamente l'ultimo episodio c'era questa gigantessa femmina che somigliava molto ad Eren, diciamo. Ah, ok, sì, a me somigliava la tipa. Parlando di, come tipo di gigante, no? Allo assomigliava ad Eren gigante. Quindi probabilmente, come dice Armin, potrebbe essere un essere umano che diventa gigante. Ed era anche molto intelligente perché si copriva il collo e prendeva delle decisioni di Aveva una grande coscienza, sì. Esatto, sé. delle azioni che voleva andare a compiere. È stato un episodio molto intenso, molto ricco di emozioni. Vediamo un po' adesso cosa, come va avanti, no? Beh ragazzi, io vi ricordo che su Patreon, se avete piacere, trovate gli episodi in anticipo di una decina di episodi circa, ma soprattutto senza tagli e senza filtri, cosa che su YouTube non possiamo fare causa copyright. Se avete piacere di passare, il primo link in descrizione, potete anche lasciare solo un segui gratuito, che vabbè non dà accesso ai contenuti, ma aiuta comunque a crescere, far crescere la community. E soprattutto se un giorno ci chiuderanno il canale per copyright su YouTube, su Patreon, speriamo che rimanga aperto. Quindi lì saprete di più. Esatto, Speriamo ma che non per avere succeda mai, sempre però. tutte le info andateci a seguire su Instagram, mi raccomando. Trovate tutti i link in bio. Descrizione. Anche In in bio, sì, però anche is in not descrizione. is it? Ah, ok. The bio is in on the channel. And fare che And the cazzo. description is below the video, correct? Yes. Thank you. Il bosco di alberi di giganti di. Cazzo hai detto? John. Ma a questo punto siamo bloccati qui. Con un solo cavallo rimasto, non riusciremo mai a spostarci tutti e tre insieme. Cavolo. Mi piacerebbe sapere perché è tornato soltanto il cavallo di Reiner. Nella peggiore delle ipotesi, uno di noi dovrà restare indietro. A chi toccherà? Armin è ferito. E Reiner è troppo pesante per poter condividere un cavallo. Oppure potrei essere io a dover restare qui. Dopo tutto quello che abbiamo passato oggi, sarebbe una sorte fin troppo crudele. Armin! Ehi, Armin! No! Come temevo, non sei ancora del tutto lucido. Sì, mi sento ancora un po' intontito. Lo capisco. Però dobbiamo decidere in fretta. Ma scusami, ma lui non ha neanche una ferita, Reiner. Cioè, gli ha fatto. No, non l'ha fatto perché il sangue che abbiamo visto in quella scena lì era in Di realtà lei. lui, esatto, lui che si è liberato in qualche modo. Ah, ok. Prima proviamo a lanciare un fumogeno. Secondo il Giusto. piano iniziale, l'unità 4-3 dovrebbe essere dietro di noi. Armin, aspetteremo solo qualche minuto. Resterò io. Però voi dovrete riferire un'informazione che potrebbe essere molto importante. No, Armin. Oh. Credo proprio che potrai farlo di persona. Sta arrivando qualcuno. Ha anche due cavalli con sé. Ah, grande. È Chris! Va tutto bene? O potrebbe essere lei? No, non mi sembrava lei. Ehi! Ma questo è il mio cavallo! Dai, adesso calmati, buffa! È una vera fortuna che tu abbia visto quel fumogeno. Sì, ero proprio qui vicino e avevo anche il cavallo di Jen. Però mi Tu ci sai puzza. fare con i cavalli. E stranamente lei arriva proprio dopo che scompare quella lì. No, boh, io non credo che sia lei. No, ok. Ci hai salvati oggi. Sono felice che non vi sia accaduto niente di male. Sono davvero molto felice. Chi ce n'ha? È bellissimo. Una dea. Vorrei sposarla. Ma che cazzo succede? Coraggio, dobbiamo raggiungere la colonna. Hai ragione. E vedrai che presto dovremo ritirarci. Una dea. Dei fumogeni verdi. Sembra proprio che la missione proseguirà con un semplice cambiamento di direzione. Mi piacerebbe sapere che cosa ha in mente il comandante. A questo punto sto iniziando a chiedermi se l'unità di comando ha visto tutte le ultime segnalazioni. Finora sembra che stia procedendo tutto come previsto. A rapporto,
signore! L'unità di localizzazione schierata sul fianco destro è stata appena annientata! La colonna è rimasta scoperta da quella parte e a questo punto dovete subentrare voi! Hai sentito bene, Petra? Ora va. Sì, signore! Ma dove era schierato Armin? No, adesso che ci penso, lui e la sua unità dovrebbero ricoprire una posizione più centrale. Dei fumogeni neri. Un esemplare anomalo. Questa non ci voleva. Evidentemente qualche esemplare è riuscito a sfuggire alle nostre vedette. In questo momento, chi ha lanciato quei fumogeni neri è impegnato in combattimento. Ma in città! Boh, ma calcola che loro sono... Sono dentro, sì sì. Dentro dove? Aspetta. Loro sono usciti, no? Quindi sono nella zona del Wall Maria, dove prima c'erano delle case. Sì, esatto, sono dentro, ho detto bene. È disabitata. Bene. Sì, boh. Sono però fuori, in realtà dentro. È il territorio dei giganti. Sì, sì, sì. Non mi guardare così, Dio santo. Edizione, ora voltati di qua. Dico a te! Tira! Triplo attacco simultaneo. Per quanto possa essere veloce, non riuscirà a scansarli tutti. Ecco. L'importante è riuscire a rallentarlo. Avanti! Ci hai già dato fin troppi fastidi! Ormai è scoccata ad ora! No, ragazzi! Pensa te. Non ci posso credere. Cioè, è morto praticamente. Devo subito avvertire il comando. Ah! Oh mio Dio! Farò fuori tutti, cazzarola. Deve intervenire Eren qua. La destra è stata annientata e noi avanziamo ancora. Io non lo so. Ordine del comandante. Ma dove sta andando? Ormai è più di un'ora che stiamo andando verso est. Eppure il nostro obiettivo dovrebbe trovarsi a sud. Da quella parte c'è solo il bosco degli alberi giganti. Sì, eccolo laggiù. Gli alberi giganti, ok. Cioè ci sono anche gli alberi giganti. Gruppi di alberi giganteschi si possono notare sia all'interno che all'esterno delle mura. Gli alberi sembrano rispettare spontaneamente una linea di demarcazione ben definita e la loro altezza supera anche gli 80 metri. Ma li hanno piantati magari giganti? Boh, ma ci sono alberi così alti comunque nel mondo in generale. Guarda la foresta amazzonica, c'ha degli alberi altissimi. 80 metri? Secondo me sì, tranquillamente. Prima della caduta del Wall Maria era considerato una meta turistica, ma attualmente si è trasformato in un importante punto d'appoggio per il corpo di ricerca, che vi cerca spesso rifugio per difendersi dall'attacco dei giganti. Ok. Comunicate che sarà soltanto l'unità centrale di scorta ai carri ad entrare nel bosco. Sì, signore! Che figata, ma sono immensi! Perché siamo venuti in questa vecchia meta turistica? Tra l'altro siamo molto lontani dalla nostra meta. Io non ci capisco più niente. Neanche io. Ma certo il comandante Erwin sa quello che sta facendo. L'unica spiegazione è che si tratti di una scorciatoia per raggiungere un altro obiettivo. Uomini a terra! Eh? Ora salite sugli alberi. E nel caso un gigante entrasse nel bosco, dovrete bloccarlo in qualunque modo. Ma che sta succedendo qui? Ehi, Mikasa! Ma che ne è della formazione? Non saprei cosa dirti. Magari si è cacciata in questa situazione cercando di evitare minacce all'ala sinistra. Può darsi che il comandante abbia sbagliato a leggere le mappe della zona. Probabilmente sta solo cercando di evitare altre battaglie. In campo completamente aperto. Difficile seguire gli ordini alla cieca qua. Questi sono degli ordini veramente assurdi. Ti sentiranno. E allora avrò almeno il diritto di ragionare a voce alta. Arn, hai l'espressione di chissà qualcosa. No, io... Un esemplare classe 5 metri in avvicinamento! Perché hanno portato la colonna in questo bosco? Che cosa avrai in mente? Il comandante Erwin? No, aspetta. Non è quello il punto. Quello strano gigante sta inseguendo Eren. E il comandante ne è sicuramente al corrente. Capitano Levi,
Che cosa c'è? Siamo rimasti senza le vedette. E se adesso ci attaccassero dai fianchi? Smettila di piagnucolare dicendo cose scontate. Lo so benissimo che siamo senza vedette. Ora prova solo a guardarti intorno. Hai visto quanto sono grandi questi alberi? È un ambiente perfetto per sfruttare il movimento tridimensionale. Se non vuoi morire, fa girare le rotelle. Sì, signore! Ha ragione. Ecco perché è importante che io accumuli altra esperienza. E per farlo ho bisogno di qualcuno che mi guidi e che mi metta in condizione di comprendere. Io non sono abituato ad eseguire degli ordini che non capisco. Sono preoccupati. Che cosa? Ma è possibile che nessuno riesca ad afferrare la situazione? E se anche il comandante ignorasse la situazione? Con questo presupposto, la ragione per cui siamo qui può essere soltanto una. Il comandante Erwin gli sta tendendo una trappola. Armin, gli ordini sono di non far entrare i giganti nel bosco. Dico bene? A questo punto, credo sia inutile anche ingaggiare battaglia. Giusto? Che paura, Dio santo. Un fumogeno nero! Sì, dietro di noi! Preparatevi al combattimento! Troppo forte! Capitano! Che facciamo? Lascialo andare! E resta concentrata! Adesso ti faccio a pezzi! Sei finito! Quelli che stai inseguendo sono tra i migliori cacciatori di giganti che puoi sperare di incontrare! Capitano Levi! Aspettiamo i suoi ordini! Capitano, dobbiamo eliminarlo! Capitano! Non può scappare! Capitano, noi attendiamo ordini! Adesso copritevi le orecchie. Dobbiamo vederla. Ah, che cacco! Oh, dobbiamo mio vederla. Dio. Dobbiamo vederla adesso, subito. Allora, io comunque stavo pensando. Comunque abbiamo detto una parola in tutto l'episodio, ma è stato mega intenso. Ma porca miseria, ma veramente. Ma comunque stavo pensando. E se Erwin Smith fosse già a conoscenza di questa gigantesca e abbia organizzato tutto solo per far scontrare lei e Eren, gigante, non lo so. Potrebbe essere. Comunque, adesso ho capito, sì, aveva ragione Levi, che loro sono entrati nel bosco. Così hanno una chance col movimento tridimensionale contro di lei. L'hanno attirata lì dentro per quello. È vero, sì, per forza. Sì. E poi loro sono i migliori, no? Sì, sì, sì. Però cos'era sto sparo, sto tappatevi le orecchie? Non lo so. E hanno tenuto fuori i giganti usando come esche le reclute, cioè gli altri, sì, ragazzi. Sì, sì. È chiaro, adesso è chiaro. È abbastanza chiaro, diciamo. Assurdo, che episodio, ragazzi, mamma mia. Cosa avrà sparato Levi? Forse ha scoperto che magari c'è un suono che dà fastidio ai giganti. O che fa attivare Eren. Oh mio Dio. Non lo so, ecco. Un Angelim Vermelo, che è un tipo di albero che sta nell'Amazzonia, misura 88,5 metri. Ok, ok, però questo qui è anche... Questi sono, ma sono grossi tozzissimi. Anche lì. Tozzissimi, hai visto? Sì, sì, sono dei... Mai visto? Guarderò, perché vedere questi alberi ti dà proprio l'impressione di essere piccolissimo. Sì, sì, sì. Fuori di testa. Poi ne ho visto uno in Sicilia che non era alto 88 metri, però era bello tozzo. Ok. Cioè, sono proprio alberi... Adesso non rendo l'idea perché non c'è una persona, ma... Certo, certo. Il discorso è un po' quello. Scusami, parentesi chiusa. No, ci sta. E,
Boh, non lo so cosa ha sparato, sinceramente, nessuna idea. Cioè, potrebbe essere appunto qualcosa che li spaventa o qualcosa che attiva Eren. Cioè, nel senso, perché loro comunque devono verificare il potenziale di Eren e se è fedele, no? Quando farlo se non in battaglia, capisci? Sì. Troppo, sono... Mamma mia, curiosissimo. Passiamo al prossimo. Allora. Dai! Dai, sono troppo carico, sono agitatissimo. Ragazzi, come sempre, scriveteci voi nei commenti cosa ne pensate di questo episodio e noi ci guardiamo subito il prossimo, perché non si può spendere, però noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi! Ciao ragazzi!